Buongiorno, ben ritrovati telespettatori di Studio Aperto. Apriamo il giornale con un tragico incendio in un campo nomadi a Milano. Purtroppo c'è anche una giovanissima vittima del rogo scoppiato stanotte in via Novara. Ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Enrico Fedocci. Sì Angelo, proprio così, si tratta di un tredicenne, si chiamava Enea Radvan, dormiva in una baracca con i genitori e i quattro fratelli. Una fiammata uscita da una stufetta ha provocato l'incendio, sono scappati tutti dalla baracca tranne lui, non si sa se già stordito dal fumo o per altre ragioni. Quando la sua famiglia si è accorta che Enea non c'era, le fiamme avevano già divorato tutto. Il giovane viveva qui in questo campo da settembre e chiedeva l'elemosina vicino a un supermercato. Vediamo il servizio. Noi siamo arrabbiati per quella bambina, questo non è morto. Ecco, questo è il cuore dell'incendio. Qui ci sono delle reti di letto. Qui una stufa, proprio la stufa da cui è partito l'incendio. E qui vedete c'è un lumino per ricordare il ragazzo che ha perso la vita. Devastazione ovunque, delle biciclette. I più grandi sono riusciti a fuggire, due di loro sono rimasti leggermente ustionati. Per il ragazzino invece non c'è stata nessuna possibilità di scampo, stava dormendo. All'improvviso la coperta ha preso fuoco e lui è rimasto tra le fiamme. Questa mattina alle 3 di mattina siamo svegliati tutti perché gridava sua madre che ha bruciato la baracchina, ma non sapeva nessuno che c'è lui dentro. Perché ci sono 5 bambini, sono usciti 2, quelli più grandi, anche quelli 2 piccoli che dormiva con sua madre e suo padre. E uno è rimasto perché non sapeva nessuno di lui che è dentro. Ecco, guardate, questa qui è una delle stufette che utilizzano dentro queste baracche. Come vedete sono artigianali e molto pericolose. Che veniva da noi a prendere acqua per i suoi genitori, era un bambino bravo. Cioè, andavo a chiedere elemosine, vedevo sempre l'esse lunga lì, gli angeli. E un'altra ragazza.